Nomina di Filippo Grandi? Credo che sia una nomina molto importante per le Nazioni Unite, una scelta molto saggia del segretario generale Ban Ki-moon, perché sceglie un professionista molto apprezzato, molto conosciuto nel mondo onusiano, ma anche molto competente in materia di immigrazione e di rifugiati. Per l'Italia naturalmente è una grande gioia, è un elemento, un riconoscimento dopo tanto tempo di una posizione di primario livello dentro la grande famiglia delle Nazioni Unite. L'alto commissario per i rifugiati è una delle figure chiave delle Nazioni Unite e l'Italia da tempo non aveva nessuno in questi organismi. Per noi naturalmente è un riconoscimento del lavoro di Grandi, che ho sentito ieri, a cui ho fatto il mio in bocca al lupo di cuore. È un riconoscimento da parte del segretario generale, che ha avuto modo di apprezzare il lavoro anche del nostro paese in questi mesi su questo tema, ed è anche una responsabilità in più, perché, come è naturale che sia, il fatto di avere molte proposte nei tavoli internazionali e anche di avere un po' di crescente ruolo in queste partite ti porta anche ad avere più responsabilità. Quindi è un elemento di orgoglio per l'Italia, ma anche di responsabilità per quello che dovremo fare, e naturalmente poi è un elemento di grande soddisfazione personale per Grandi, che davvero ha tutte le caratteristiche professionali per svolgere al meglio questo ruolo. Ho scambiato qualche parola con il suo predecessore proprio qualche istante fa. Lascia l'Alto Commissariato in ottime mani. Presidente, questione del fondo fiduciario qui centrale, diciamo, al summit sui migranti a La Valletta. L'Italia è tra i principali contributori. Lei si aspettava che anche gli altri partner europei facessero la loro parte in una maniera più consistente? Io credo che sia un fatto positivo intanto che ci sia questo vertice, perché sei mesi fa della questione Europa-Africa non parlava nessuno quasi. Noi abbiamo insistito a lungo perché si potesse affermare questo tema come uno dei temi prioritari. Per noi non è soltanto l'immigrazione, ma è la relazione Italia-Africa. È una strategia che porta alla prima visita ad essere a Tunisi, la prima visita del nostro governo, che porta a fare più viaggi in Africa, più accordi bilaterali con i singoli paesi. E oggi l'Unione Europea comunque si prende su di sé, con un esborso significativo, il tema di un rinnovato rapporto tra Europa e Africa. Quindi questo è un fatto positivo. Poi si può discutere se il fondo potesse essere più cospicuo o meno. Sono valutazioni che guardano sempre, diciamo, la parte di bicchiere mezzo vuoto o forse un quarto vuoto. Io vedo un bicchiere che è molto più che mezzo pieno, perché uno, l'Italia non è più sola sulla questione dei rifugiati; due, l'Africa è una priorità, non è l'unica naturalmente, c'è tutto il grande tema della Turchia, ne parleremo anche nel pomeriggio, del Libano, della Giordania, del Medio Oriente, ma insomma di fronte a questo scenario finalmente si capisce che non si può andare avanti con risposte spot. Quelli che vanno nelle trasmissioni televisive a dire si risolve tutto in 448, che raccontano che l'Italia è stata isolata, oggi hanno avuto una risposta molto chiara. Naturalmente per gestire queste partite occorreranno mesi, forse anni. Non si pensi che di fronte al dolore della guerra, della fame, della carestia, della dittatura, a qualcuno basti un tweet per fermarsi e non cercare di venire in Europa. Quindi occorre una strategia molto, molto seria, molto rigorosa, però l'Italia c'è con tutta la sua solidità, con tutta la sua forza, e io credo che questo vertice sia un successo per il nostro paese, perché grazie all'invito di Joseph Muscat abbiamo potuto mettere il tema africano al centro del nostro lavoro. Ieri ho detto che sarà al centro anche in prospettiva, da qui al 2017, quando l'Italia presiederà il G7, sottolineeremo con forza il ruolo del Mediterraneo e dell'Africa, e pezzo dopo pezzo
la rinnovata credibilità italiana e la cresciuta solidità del nostro paese possono portare anche a dei risultati, credo, significativi. La nomina di Grandi va in questa direzione, era andata in questa direzione la nomina di Mogherini qualche mese fa, va nella stessa direzione la rinnovata attenzione dell'Europa all'Africa. Presidente, per quanto è l'ipotesi che Bruxelles possa non concedere all'Italia la causa degli investimenti, che è ancora abbastanza ricorrente in questi giorni? No, io non sono preoccupato. Quello che credo sia abbastanza evidente è che la discussione sulla legge di stabilità l'Italia l'ha fatta mantenendo fede a tutte le regole europee. Anzi, su questo qualcuno mi ha anche criticato dicendo avremmo dovuto essere un po' meno rispettosi delle regole. Però l'Italia sta cercando di fare un percorso di recupero di autorevolezza e questo vale per le riforme, le abbiamo fatte, le stiamo facendo, continueremo a implementarle, vale per il ruolo in politica estera e vale anche per la politica estera, l'ho raccontato fino adesso, e vale anche per la politica economica. Sulla politica economica, le clausole che l'Italia ha chiesto di flessibilità sono le clausole che non si è inventata l'Italia, ma che l'Unione Europea ha proposto. Noi stiamo totalmente in linea con le regole del gioco stabilite dalla Commissione Europea il 13 gennaio del 2015. La clausola di flessibilità sulle riforme, la clausola di flessibilità sugli investimenti e poi c'è un'ulteriore clausola, vedremo se sarà accordata o meno, sulla questione degli eventi eccezionali legati alla migrazione. Detto questo, e quindi fuori dai tecnicismi tipici delle discussioni sugli accordi, le clausole e le flessibilità, la sintesi è che non vedo particolari problemi con la Commissione, ci sono delle singole valutazioni su singoli punti che verranno, immagino, affrontate in queste ore come succede per tutti gli altri paesi. La sintesi però è che questa legge di stabilità è una legge di stabilità che va bene, che abbassa le tasse, molto importante, che dà un segnale vero sui temi della solidarietà, penso alla povertà, e che dà un segnale di ripartenza e di fiducia all'economia, ai superammortamenti e alle misure che conoscete, e dunque questa legge di stabilità va. Naturalmente poi ciascuno di noi può avere i propri giudizi sui dettagli. Quello che è certo è che l'Italia ha fatto tutto ciò che è previsto dentro le regole europee. Insomma, siamo tra i paesi che rispettano tutte le regole europee, anche quando non sono d'accordo, però le regole paradossalmente servono a questo, servono proprio quando non sei d'accordo. Noi le abbiamo mantenute, quello che di cui sono assolutamente certo è che questa legge di stabilità, indipendentemente dai dettagli di cui si continua a discutere anche in Italia, come è naturale che sia, la valutazione del Parlamento, è una legge di stabilità che restituisce all'Italia una prospettiva per il futuro. Continuiamo a abbassare le tasse, continuiamo a dare fiducia ai nostri cittadini, l'Italia ha dei numeri importanti, più 1,7 di produzione industriale sancito ieri, oltre 400.000 posti di lavoro, il Jobs Act che rimette in piedi l'economia, tutto il resto appartiene davvero alla discussione molto tecnica, ma che non cambia la sostanza, cioè che l'Italia è ripartita grazie innanzitutto agli italiani più che al governo, perché quando gli italiani mettono in campo tutto ciò che sanno fare non ce n'è per nessuno. Grazie.